Oggi parliamo del Custom Smice, prodotto di un'azienda italiana che si occupa di automazione industriale, prodotti post retail, che ha sede a Parma, ma che ha scelto di provare anche la strada del mobile con questo phablet dalle dimensioni importanti, 6 pollici, e con un nome molto particolare, frutto della contrazione tra le parole smart e nice, appunto Smice. Dicevamo dimensioni significative per questo phablet, 6 pollici di diagonale, 168 mm di altezza per 88 di larghezza per 9,9 di spessore. Il peso è di 245 grammi, non è un peso da poco, ma viene compensato da una struttura molto solida, realizzata in maniera impeccabile, che dovrebbe garantire una certa affidabilità al tipo di clientela a cui si rivolge Custom, tipicamente una clientela di tipo professionale. Diamo un'occhiata ulteriore a questo dispositivo, rimuoviamo la cover posteriore per scoprire le caratteristiche dell'hardware. È un cellulare dual SIM con due slot per dimensioni standard della SIM, uno slot micro SD e una batteria rimovibile agli ioni di litio da 1800 mAh. Riapplichiamo la cover posteriore, diamo un'occhiata alla fotocamera, una fotocamera da 5 megapixel con flash LED. Sul posteriore troviamo anche l'altoparlante di sistema, altoparlante che ha l'accortezza di una piccola bombatura, un piccolo rilievo sulla cover posteriore per far sì che quando lo si appoggi su un piano, quale può essere appunto una scrivania, un tavolo, il suono non risulti eccessivamente soffocato. Sulla parte superiore del dispositivo troviamo il jack audio 3,5 mm, connettore micro USB. Sulla parte destra bilanciere audio e tasto di accensione e spegnimento. Il resto dell'unità, il resto dei lati, è completamente pulita. Sul frontale troviamo poi una fotocamera VGA ideale per le videochiamate, sensore di prossimità e la capsula auricolare e il microfono. Non è presente il microfono secondario per la soppressione di rumori ambientali. Proviamo ad accenderlo e nel frattempo diamo anche però un'occhiata alla confezione di vendita. Confezione di vendita standard, al cui interno troviamo una coppia di cover colorate, sostituibile a quella bianca presente di serie. Un caricabatterie standard con cavo USB micro USB, molto comodo anche per collegare il dispositivo al personal computer, degli auricolari standard senza cavo piatto stereo e un manuale d'uso che comprende anche la lingua italiana. Mettiamo da parte la confezione e passiamo al telefono vero e proprio. Dicevamo, è un telefono phablet, diagonale di 6 pollici, risoluzione di 960x540. Al suo interno troviamo un processore MediaTek quad core Cortex A7 da 1,3 GHz, affiancato da una GPU Mali 400. 1 GB di RAM, 8 GB di storage integrato, espandibile tramite micro SD. Bisogna dire che non si tratta chiaramente di un prodotto di ultimissima generazione, di fascia altissima. Il Cortex A7 è un processore che ormai ha qualche anno sulle spalle, ma nonostante questo, complice la risoluzione non eccessiva dello schermo e un buon equilibrio delle scelte fatte da Custom, le prestazioni non sono particolarmente deludenti, anzi, il contrario. Dicevamo della connettività, un dual SIM, connettività 3G, non è presente l'LTE, è presente ovviamente il Wi-Fi, standard BGN, è presente il Bluetooth 4.0. La versione Android installata è la 4.4.2 KitKat, non c'è Lollipop, ma nonostante questo, dobbiamo dire, l'aggiornamento compiuto da Google delle sue applicazioni fa sì che il material design tipico di Lollipop sia arrivato tranquillamente anche su questa versione e il risultato è soddisfacente sotto molti punti di vista. L'interfaccia scelta per questo dispositivo è pressoché quella standard di Android, non sono state fatte modifiche particolari. L'unica aggiunta significativa è questa applicazione Custom Print, realizzata per garantire l'accesso ai servizi offerti dall'azienda.
Non ci sono particolari altre modifiche effettuate al dispositivo, sono presenti tutte le applicazioni standard di Google. Naturalmente si parte dal Play Store, ma si passa per Chrome, Gmail, eccetera, eccetera. C'è il browser di sistema installato, quello di default di Android. Vediamo un po' come si comporta. Ci sono dei piccoli dettagli da chiarire. Proviamo ad aprire l'home page di telefonino.net. Siamo sotto copertura Wi-Fi, naturalmente. Attendiamo qualche secondo il caricamento e vediamo come si comporta. Caricamento completato, se proviamo a scorrere la pagina ci possiamo accorgere del fatto che è presente un piccolo ritardo nella percezione dello scorrimento in seguito al tocco delle dita. Vediamo se è un problema strutturale o se invece si tratta semplicemente di una questione di ottimizzazione di questo software su questo dispositivo. Proviamo ad aprire Chrome e apriamo una finestra sul sito di telefonino.net e vediamo come si comporta. Attendiamo il caricamento. Il caricamento sta per essere completato. Il caricamento è completato. Vediamo che in questo caso la reazione è molto più fluida, il meccanismo di fruizione risulta molto più naturale. Segno evidentemente che Chrome funziona decisamente meglio su questo dispositivo. Prova del 9. Proviamo ad aprire il sito di Repubblica, un sito che è decisamente impegnativo per uno smartphone, e vediamo come si comporta. Chiediamo a Chrome di mostrarci la versione desktop del sito e attendiamo il caricamento, ci vorrà qualche secondo, insomma non è esattamente rapidissima il caricamento di tutte queste immagini. E già così però possiamo vedere come funzioni tutto piuttosto bene, le immagini stanno venendo caricate una alla volta e non appena vengono mostrate non ci sono più rallentamenti nel meccanismo di fruizione. È la prova del 9, effettivamente Chrome funziona meglio il browser di sistema, quindi consigliamo su questo dispositivo di adottare questo browser in luogo di quello di default di Android. Diamo un'occhiata allo stesso modo alle applicazioni che riguardano l'email. Proviamo ad aprire un'email in formato HTML e vediamo come si comporta. Non appena termina il caricamento, vediamo che le email in formato HTML vengono mostrate piuttosto bene, ma come nel caso precedente è presente questo ritardo, questi scatti nell'interfaccia che potrebbero far pensare a delle prestazioni inadeguate. Proviamo ancora una volta con un'applicazione alternativa, riproviamo ad aprire Gmail, è esattamente la stessa email che stavamo guardando poc'anzi, rimane possibile effettuare lo zoom avanti e indietro, ma funziona tutto in maniera piuttosto fluida. Segno evidentemente che anche in questo caso l'applicazione di Gmail è un po', si comporta un po' meglio su questo dispositivo di quanto non faccia l'applicazione default di sistema. Veniamo al comparto telefonico, diamo un'occhiata a come funziona, proviamo a chiamare il servizio clienti e vediamo come si comporta l'altoparlante. La capsula auricolare è piuttosto efficace. Bene, dicevamo, il meccanismo di funzionamento di questa. Attenzione, non abbiamo chiuso la conversazione, eccoci qui. Dicevamo, la capsula auricolare funziona piuttosto bene, non ha particolari problemi, il volume complessivo è buono. Invece, l'altoparlante di sistema, nonostante l'accorgimento del piccolo rilievo sulla parte posteriore, soffre un po' di un volume totale non particolarmente efficace. Non presenta distorsioni particolari, la riproduzione è piuttosto naturale per quanto si tratti pur sempre di un altoparlante di uno smartphone, ma il volume complessivo a tratti potrebbe risultare non soddisfacente. Per un utilizzo domestico, quindi per delle chiamate svolte in casa o al lavoro, non ci dovrebbero essere particolari problemi. Qualche problema in più potrebbe sorgere nel momento in cui si vada a utilizzare il telefono in macchina sfruttandone l'altoparlante per fungere da viva voce veicolare. In quel caso ci potrebbe essere qualche problema, ma probabilmente basterà utilizzare gli auricolari forniti in dotazione per sopperire a questo problema. Vediamo un po' come si comporta invece sul piano musicale. Proviamo ad ascoltare un brano musicale.
Stesso discorso di prima, la riproduzione della musica è piuttosto soddisfacente, la scelta fatta per ciò che riguarda lo speaker non è assolutamente cattiva, si sentono bene i bassi, i medi, gli alti, quello che manca è una potenza, la potenza complessiva che non è del tutto soddisfacente. Questo cosa significa? Significa che probabilmente utilizzare questo dispositivo per ascoltare la musica in un ambiente rumoroso sarebbe impossibile, d'altra parte è probabile che ciò venga fatto. Ciononostante, l'utilizzo di questo apparecchio, che ha un display da 6 pollici, quindi un display di dimensioni abbastanza ampie, questo dispositivo può essere utilizzato per guardare qualche film, per ascoltare la musica anche magari quando si è in viaggio. Chi dovesse avere l'udito un po' duro può sempre optare per delle casse esterne o per gli auricolari forniti in dotazione. La rappresentazione dei video non dà particolari problemi, legge di default il formato MKV, non legge le tracce AC3, per quelle bisogna ricorrere magari a VLC, un'applicazione che è molto conosciuta, disponibile gratuitamente sul Play Store e che permette di leggere le tracce AC3. Diamo un'occhiata anche allo schermo, vediamo come si comporta lo schermo di questo dispositivo. Uno schermo dalle buone prestazioni, nonostante non sia realizzato con tecnologia IPS, non mostra particolari difficoltà nella rappresentazione dei colori, non distorce particolarmente gli stessi quando si sceglie di utilizzare angolazioni particolari per mostrare le fotografie. I colori sono ben equilibrati, mostra correttamente tutta la gamma cromatica, non c'è un eccesso di carico per alcuni colori rispetto ad altri, quindi nonostante sia un dispositivo che monta uno schermo non esattamente molto complicato, molto costoso, molto complesso sul piano tecnologico, è comunque una buona prestazione, quindi è stata una scelta felice da parte di Custom. Altrettanto felice è stata la scelta della fotocamera. Perché? Perché la fotocamera di sistema, pur essendo da soli 5 megapixel, ha un'interfaccia piuttosto standard, un'interfaccia classica di Android a cui non è stata apportata nessuna modifica particolare, dicevamo, nonostante sia appunto una fotocamera da soli 5 megapixel, fornisce dei risultati piuttosto interessanti. Diamo per esempio un'occhiata a questa immagine che ovviamente troverete allegata anche alla recensione. Vedete, è un'immagine macro scattata in condizioni di luce con un cielo nuvoloso, quindi non particolarmente adatte a uno scatto nella massima qualità. Nonostante questo, la rappresentazione dei dettagli è piuttosto buona, sorprendente per un dispositivo con una fotocamera da 5 megapixel. Anche i video sono abbastanza ben girati, il risultato è efficiente quando si sceglie di spostarsi da zone di penombra a zone di luce, rimette a fuoco abbastanza rapidamente, quindi anche da questo punto di vista è piuttosto efficace il meccanismo di ripresa. Anche questo video troverete allegato alla recensione. Diamo anche un'occhiata al reparto ludico, proviamo a lanciare Asphalt 8. Asphalt 8 è ormai un classico per i test sul telefonino. Asphalt 8, quando viene installato con i dettagli impostati a qualità media. È possibile portarli alla massima risoluzione, al massimo dettaglio, senza particolari difficoltà per ciò che riguarda poi il gioco. Proviamo a far partire una gara per vedere come si comporta. Vedrete che tutti i vari effetti grafici con le scie, i segni sul parabrezza, eccetera, eccetera, sono perfettamente riprodotti. Nonostante questo non sia un terminale destinato probabilmente a un pubblico di giocatori, a un pubblico di appassionati di questo tipo di attività, si difende piuttosto bene anche in questo settore. Un qualche secondo ancora per completare il caricamento e ci siamo.
Direi che ci possiamo anche fermare qui. Avete visto, insomma, non ci sono particolari problemi nel gioco, anche con Asphalt 8, con tutti gli effetti attivi. Nel complesso, un prodotto quindi equilibrato, dalle doti interessanti. Dovessimo trovare una pecca, dovessimo trovare un dettaglio da migliorare, ecco, ci penseremmo che la batteria da 1800 mAh, un po' il tallone d'Achille di questo prodotto. Si comporta tutto sommato bene, l'autonomia è adeguata, si riesce probabilmente anche a raggiungere con un po' di attenzione il termine di una giornata, o quantomeno la prima serata. La batteria si ricarica abbastanza rapidamente. Quindi si può anche portandosi dietro il caricabatteria o un power bank riuscire a tamponare la situazione agevolmente. Certo è che per un dispositivo di queste dimensioni, di questo peso, si sarebbe potuto fare qualcosa di più se dovessimo segnalare a Custom che cosa migliorare nella prossima versione. Punteremo sicuramente il dito sulla batteria e magari anche sull'altoparlante di sistema, che non guasterebbe se fosse almeno un po' più potente. Per il resto è un prodotto equilibrato. Rispetto all'offerta concorrente, si posiziona attorno ai 200 euro, un prezzo equilibrato, considerate le dimensioni dello schermo e considerato la dotazione hardware che può vantare. Il prodotto è acquistabile direttamente tramite il sito del produttore Custom e comprende la confezione di tutti gli accessori che abbiamo visto in precedenza. Per oggi è tutto, se avete domande, curiosità e osservazioni sul prodotto, vi invitiamo a lasciarci un commento al video o a visitare il nostro sito forum.telefonino.net.